E sempre avere un qualcosa di imperfetto, di magia, proprio per incuriosire le persone. Oggi ci sono talmente tante immagini che non serve per forza produrre altre immagini. Uno dei lavori più interessanti che magari un fotografo può fare, io lo faccio e si chiamano i ready-made, cioè di prendere delle immagini che appartengono ad altri e portarle nella sua visione, riciclarle, rileggerle, no? Come fanno? E mi dice una cosa bellissima, no? Cioè, bisogna togliere, no? Bisogna partire da Guttuso. Cioè, non cercate per forza di inventare, provate anche a riscrivere il passato, le immagini passate. Calvino diceva che alle soglie del 2000 siamo bombardati di immagini e quindi non si può ripartire da zero, quindi proviamo a riciclarle e proviamo a dargli la nostra contemporaneità, e questa cosa è molto bella. Questo per dirvi il discorso del ritmo e del tempo del mosaico. Poi una delle cose importanti del ritmo e del tempo del mosaico è quella della musica. Fare immagini che siano cariche di imperfezione, più l'immagine è imperfetta, più l'immagine ti attira.